L'ARAL, l'azienda per lo smaltimento dei rifiuti di Alessandria, ha sventato in pochi anni il fallimento e, continuando l'attività di smaltimento della spazzatura, ha anche salvato la città dall'accumulo dei rifiuti per le strade. I danni del maltempo ieri in provincia di Asti e Cuneo. E ancora, la Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato 140 tonnellate di prodotti che si chiamavano Made in Italy, ma che in realtà erano falsi. Asti riparava orologi di lusso, ma non dichiarava gli introiti per 1 milione di euro. Ancora, fotovoltaico ed agrivoltaico, un protocollo per i piccoli comuni dell'Alessandrino. Al via la settimana dei centauri, da oggi fino a domenica migliaia di motociclisti saranno in città per la Madonnina del Centauro. Buongiorno, bentrovati, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura parliamo dell'ARAL, la società per azione azienda rifiuti Alessandria, che ha sede anche a Castelceriolo, ha presentato il piano ambientale industriale 2022-2026. ARAL è una società pubblica con 32 azionisti, tra i quali il Comune di Alessandria e l'AMIU di Genova. Si occupa del trattamento dei rifiuti urbani, il recupero, lo smaltimento, lo stoccaggio e la gestione anche di 3 discariche, Castelceriolo, Mugarolo e Solero. 6 anni fa ARAL ha rischiato il fallimento, oggi è invece una società che produce utili. Il suo salvataggio dal fallimento ha permesso di evitare il pericolo che la spazzatura rimanesse nei cassonetti per le strade, nei cortili. Ma vediamo il servizio. Presidente, allora ARAL oggi ha presentato il piano di miglioramento ambientale industriale. Una delle sue sintesi è stata: finita la crisi, ora si guarda al futuro. Beh, è stato un risanamento, un salvataggio dell'azienda, ma anche tutto il settore della raccolta e dello smaltimento di rifiuti, anche della città. Beh, certo, diciamo che ARAL è un pezzo di questo sistema di raccolta dei rifiuti, di smaltimento, del sistema integrato dei rifiuti urbani, per cui sicuramente noi a un certo punto siamo diventati un anello debole del sistema quando l'azienda è entrata in crisi forte come era nel 2018. Adesso stiamo, pian piano risentendo la china, diventando un anello, si spera, forte, in grado di dare alla cittadinanza il giusto riscontro. Dal punto di vista economico voi avete fatto comunque un passo molto importante, parecchi milioni di euro siete riusciti a pagare i fornitori. Sì, se non sbaglio sono più di 10 milioni di euro, quasi 11 che abbiamo pagato in questi 4 anni di concordato, rimane l'ultima parte di 500 mila euro. Beh, questa è la cosa più bella, perché mi semplifica la vita da matti, perché quando incontro qualcuno: ma voi siete in grado di fare... è inutile che facciamo bilanci, conti, quando tu produci 11 mila euro di cash senza avere ovviamente ricorso minimo, neanche un euro di finanziamento da banco di qualsivoglia fonte, è chiaro che l'azienda è in grado di fare utili, che poi si chiama, perché alla fine questo è il risultato. Se questa è un'azienda pubblica, la riflessione è: questi sono investimenti che vanno fatti poi in azienda nel miglioramento degli impianti, possono essere fatti nell'intero ciclo anche della raccolta dei rifiuti, perché è chiaro che noi siamo l'anello più forte della raccolta, dove ci possono fare utili, del trattamento. La raccolta invece dei nostri cugini di Amag è la parte più debole, che è meno economicamente. Allora noi possiamo essere nello anche forte per finanziare dei progetti di filiera. Direttore, allora ARAL parte per un futuro più luminoso dopo anni, diciamo, piuttosto tempestosi. Sì, noi con la fine del mese scorso abbiamo dato un punto fondamentale per la chiusura del concordato con l'ultima grande tranche di restituzione ai creditori del debito pregresso, e quindi adesso anche con la contemporanea approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del piano industriale stiamo svoltando per andare verso un futuro che garantisca appunto negli anni la prosecuzione tranquilla dell'attività della società. Sicuramente la svolta è la collaborazione con AMIU Genova. Beh, l'importanza di Genova direi che è fondamentale, perché
questo impianto, ma direi tutti gli impianti devono avere una massa minima per poter essere economicamente remunerativi e garantire anche dei prezzi corretti verso i cittadini, verso il territorio. Quindi la sinergia con Genova, che tra l'altro è contigua territorialmente, è direi necessaria da una parte e naturale dall'altra. Adesso parliamo del maltempo. Allagamenti e danni ieri sera sono stati provocati dai forti temporali nell'Astigiano e soprattutto numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco. Secondo quanto ricostruito dai dati meteoasti, in poco meno di 2 ore sono caduti oltre 100 mm di pioggia. Diverse zone della città sono rimaste anche temporaneamente senza corrente. In piazza Campo del Palio, che è stata allagata, molte auto in sosta sono rimaste bloccate dall'acqua. Nel pomeriggio di ieri una grandinata si è abbattuta nella campagna dell'Astigiano e anche dell'Acquese. Questo venerdì, quindi oggi, funzionari dell'assessorato regionale dell'agricoltura effettueranno un sopralluogo per valutare i danni e le procedure da attivare a fronte di calamità naturali ed eventi meteorologici di grande portata. Funghi, olive, pomodori, verdure di varie tipologie spacciate per italiane ma che in realtà venivano prodotte ed importate dall'Ungheria e dai Paesi Bassi. Oltre 140 le tonnellate di alimenti sequestrati dalla Guardia di Finanza di Torino, 2 le persone denunciate. I prodotti venivano spacciati come tipici del Made in Italy, ma in realtà erano interamente prodotti in altri paesi dell'Unione Europea, quali Spagna, Ungheria e Paesi Bassi. La merce sequestrata, se immessa in commercio, avrebbe fruttato un illecito guadagno di circa 4 milioni di euro. L'operazione ha avuto inizio nei giorni scorsi, quando i finanzieri hanno notato, esposti sugli scaffali di alcuni negozi, prodotti alimentari preconfezionati. L'ingente quantitativo di beni rinvenuto, che sarebbe stato commercializzato attraverso la grande distribuzione organizzata, è stato quindi sequestrato nel corso delle perquisizioni disposte dall'autorità giudiziaria nei confronti di 2 imprenditori italiani. E i finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Asti hanno eseguito nei confronti di un astigiano un sequestro preventivo disposto dal tribunale di somme di denaro di 22 orologi di lusso e di un immobile per un valore complessivo di 230.000 euro. L'indagine ha fatto emergere un'attività commerciale di vendita e riparazione di orologi di lusso, esercitata anche online, non dichiarata al fisco, con un occultamento di ricavi dal 2016 per 1 milione di euro. Oltre ai 22 orologi di lusso, le fiamme gialle del gruppo di Asti hanno rinvenuto ulteriori 10 orologi Rolex che sono stati sequestrati di iniziativa per il reato di contraffazione di marchi. Ed oggi i tecnici dei piccoli comuni dell'Alessandrino hanno un aiuto in più per lo svolgimento delle pratiche relative alla procedura di autorizzazione e di installazione degli impianti fotovoltaici ed agrivoltaici. Ce ne parla Alessandra Della Cà. Sono numerosi i vantaggi del fotovoltaico e dell'agrivoltaico. Portano infatti con sé tutti i benefici delle energie rinnovabili pulite. Ma non solo, l'impianto fotovoltaico, che sfrutta l'energia del sole trasformandola in energia elettrica utilizzabile all'interno di qualsiasi abitazione, azienda e più in generale di qualsivoglia struttura che necessita di energia elettrica, è il sistema perfetto di risparmio energetico. L'installazione dei pannelli consente infatti di abbattere il consumo di energia a pagamento e conseguentemente di ridurre drasticamente i costi della bolletta. Chi possiede un impianto del genere produce infatti in autonomia la quantità di energia della quale necessita. Il fotovoltaico, e lo specchio di questo ragionamento si applica anche nel contesto agricolo, costituisce un sistema di miglioramento energetico della propria casa o azienda, quindi passarvi vuol dire aumentare il valore e la classe di efficienza energetica della propria abitazione. Più in generale poi il fotovoltaico è anche una fonte di guadagno. Chi vi investe può usufruire delle detrazioni fiscali e di fatto l'energia in surplus viene reimmessa in rete e il pagamento avviene tramite conguaglio semestrale in bolletta. Anche le amministrazioni comunali possono avviare questa buona pratica e per supportare i tecnici dei piccoli comuni della provincia di Alessandria dal punto di vista normativo è stato siglato un prezioso protocollo illustrato al Marengo Museum di Spinetta. Diamo una mano ai piccoli comuni per le autorità
autorizzazioni per il fotovoltaico e l'agrivoltaico, quindi diamo una mano loro e in più diamo la possibilità di capire una materia così complessa. Ringrazio i tecnici della provincia e anche la Regione Piemonte che ha collaborato alla stesura di questo protocollo che ritengo fondamentale e importante per la tutela e la legalità sul territorio alessandrino. Contiene tutta una serie di indicazioni sia tecniche specifiche di tipo normativo sia anche tutta una serie di spunti finalizzati a individuare le corrette prescrizioni per le mitigazioni appunto per i comuni che si trovano ad avere a che fare con le istanze per gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici. A seguito dell'ulteriore crollo del prezzo del frumento tenero, gli agricoltori associati a CIA Confagricoltura hanno deciso di non quotare il relativo prezzo in commissione prezzi presso la borsa merci della Camera di Commercio di Alessandria, chiedendo poi un incontro al prefetto Alessandro Vinci Guerra. Nel cortile camerale gli agricoltori hanno manifestato preoccupazione e contrarietà verso una situazione che rende il loro lavoro insostenibile. Ci racconta di più Fabrizio Mattani. Il prezzo del grano tenero è calato ancora e oggi siete qui in Camera di Commercio, CIA e Confagricoltura Alessandria unite per ascoltare le proteste degli agricoltori e per bastire nuove iniziative di protesta. Sì, oggi siamo qui in Camera di Commercio per bloccare la quotazione, i nostri rappresentanti non entreranno per quotare il prezzo del grano, per appunto dare un segnale sul fatto che questi prezzi non sono accettabili. Ormai abbiamo seminato il grano ad ottobre con dei prezzi che erano a 35 euro al quintale, con dei costi di produzione altissimi perché mai avevamo visto il gasolio e i concimi così cari, e oggi invece l'abbiamo visto la settimana scorsa, martedì scorso, quotare il grano tenero a 22 euro il quintale alla borsa merci di Milano, che significa, tolti i prezzi di trasporto, significa attestarsi qui a 20 euro. Siamo ampiamente sotto ai costi di produzione, quindi abbiamo coltivato in perdita. Avete stilato un documento che porterete al prefetto? Sì, abbiamo stilato un documento, lo porteremo al prefetto con alcune richieste da presentare ai nostri governanti e fondamentalmente chiediamo un tavolo di concertazione per la filiera cerealicola, anche perché venga fatta luce sul disallineamento tra il prezzo del grano a noi, ai produttori, e invece il prezzo dei prodotti finiti ai consumatori, che rimane comunque alto. Avevate anche lanciato una raccolta firme da presentare al ministro Lollobrigida. Sì, a livello nazionale, perché anche al sud i nostri colleghi si trovano ad avere i nostri stessi problemi con delle remunerazioni che sono ampiamente sotto ai costi di produzione. Il problema nasce da dinamiche internazionali. Praticamente sono stati tolti i dazi all'esportazione in Europa dei prodotti agroalimentari dell'Ucraina e questi prodotti oltretutto non si possono fermare nei paesi confinanti. Attualmente i nostri porti sono pieni di grano ucraino e questo provoca, anche se non è della qualità del nostro, provoca il crollo dei prezzi dei nostri prodotti. Chiediamo quindi che siano riequilibrate le regole europee, che non ci siano discriminazioni tra i vari paesi. Quindi abbiamo una crisi dovuta innanzitutto a un aumento dei costi, poi c'è la è sempre da ricordarsi il cambiamento climatico e la siccità, che comunque questo grano è stato seminato in momenti in cui anche le scelte ci portavano verso colture non irrigue. Come mai la protesta proprio qui ad Alessandria? Perché la provincia di Alessandria è seconda alla provincia di Ferrara per poche centinaia di ettari per superficie seminata grano tenero in Italia. La prima addirittura a livello nazionale per produzione e questo rappresenta la superficie coltivata a frumento tenero in Alessandria, il 41% di tutto il grano tenero del Piemonte e quasi 6% di quello nazionale. Parte all'Università di Genova un nuovo corso di laurea triennale dedicato allo sport. Ce ne parla adesso Bruno Barba, noto antropologo alessandrino, uno dei docenti del corso universitario. Cristiano Zanetti.
Parte a Genova il nuovo corso di laurea di 3 anni, dedicato interamente alla gestione e alla comunicazione dello sport. Non si tratta del già conosciuto sistema ISEF, ma di un vero e proprio corso di laurea di 3 anni che affronterà lo sport analizzandolo attraverso varie discipline come l'economia, la storia e la giurisprudenza. Del resto è da un paio di decenni che lo sport ad alti livelli ha smesso di essere un momento amatoriale per diventare un vero e proprio lavoro, soprattutto per chi lo deve gestire e comunicare. Comprendere quali sono i programmi finanziari, i modelli economici nell'ambito dello sport, conoscere i rapporti tra sport e potere politici, avere conoscenza delle leggi che regolano lo sport e i sistemi giuridici europei è dunque fondamentale se si vuole trasformare una passione in lavoro. Noi crediamo fortemente, io molto modestamente in particolare, che lo sport sia veramente uno specchio della società, sia una lente attraverso la quale si osservano le dinamiche che riguardano ogni società. Lo sport è un fatto sociale totale, cioè un fatto che riguarda appunto l'economia, la politica, la costruzione identitaria di ogni popolo. È aggregazione, è inclusione e quindi tutto questo abbiamo pensato meritasse l'attenzione per costruire un percorso di corso di laurea triennale. Bruno Barba Alessandrino, ricercatore di antropologia del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Genova, sarà uno dei docenti del nuovo corso di laurea. Studia da più di 20 anni il meticciato culturale e il sincretismo religioso del Brasile. L'altra sua area di ricerca è proprio il calcio, di cui è grande appassionato, oltre che studioso e cultore. E quale sarà, diciamo, l'approccio dell'antropologia allo sport allora? Ma gli strumenti dell'antropologia sono quelli che servono anche per decifrare il fenomeno sportivo, la mitologia, la ritualità, appunto la costruzione dell'identità. Noi crediamo anche da antropologi che finalmente si possa parlare di sport seriamente, non seriosamente, ma seriamente, e quindi meriti lo sport di entrare nell'Accademia. E si scaldano i motori tra Castellazzo Bormida ed Alessandria per la 78esima edizione del Motoraduno Internazionale Madonnina dei Centauri, che ha preso il via stamattina e proseguirà fino a domenica 9 luglio. Sono in arrivo motociclisti da tutta Europa, oltre 1000 iscritti, con adesione di Spagna, Svizzera, Francia, Belgio, Norvegia, Finlandia, Olanda e Germania. In programma riti religiosi, escursioni panoramiche a Monferrato, intrattenimenti musicali e culinari, scambi con le delegazioni straniere e la sfilata finale, organizzati dal Motoclub di Alessandria e di Castellazzo. Ad Alessandria è stata aperta l'area Raduno in Viale della Repubblica e questa sera, per fare festa insieme, anche i negozi del centro rimarranno aperti. All'indomani sabato, quindi domani, partirà un giro turistico del Monferrato, successivamente le delegazioni straniere si risposteranno ad Alessandria per il picchetto d'onore e poi dopo si partirà alla volta di Castellazzo per la cerimonia religiosa nel santuario della Creta, patrona dei centauri, alla presenza del vescovo Guido Gallese. Domenica mattina, il 9 luglio, da Alessandria si formerà la colonna motorizzata che da Palazzo Vescovile si dirigerà verso il santuario di Castellazzo. Da qui, dopo la funzione religiosa, un nuovo corteo con in testa le autorità e il comitato d'onore tornerà in città per la parata conclusiva in piazza Garibaldi. Le premiazioni si terranno poi nel pomeriggio a partire dalle ore 15. Parliamo della pagina sportiva. Il Cuspo Alessandria è stato ricevuto e premiato a Palazzo Rosso dal sindaco Giorgio Bonante e dall'assessore Vittorio Neto relativamente agli straordinari risultati ottenuti nel campo del basket, ancora della scherma e del giavellotto. Tra poco il servizio della pagina sportiva curata da Fabrizio Mattano, che oggi si parlerà anche della nuova avventura in A3 della bollente volley Acqui Terme, che disputerà gli incontri casalinghi a Valenza nell'ambiziosa ripartenza del campionato di promozione del Casale Calcio. Ancora vi ricordo, alle 13 poi, alla fine, ci sarà il TG7 Sport, sempre su questo canale, qui temi nazionali, Morata sceglie il Milan, al via la trattativa con l'Atletico, Inter Onana allo United, ora tutto su Lukaku, i Juve Pogba in Arabia, la chiave per arrivare a Milinkovic-Savic, e ancora il Napoli blinda Osimhen, ma attenzione al PSG che potrebbe vendere Mbappé. Questo è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci alla prossima edizione.
Presso la sala giunta di Palazzo Rosso si è svolta la cerimonia con cui il sindaco di Alessandria, Giorgio Bonante, e l'assessore comunale allo sport, Vittorio Neto, hanno incontrato alcune eccellenze alessandrine che si sono particolarmente distinte in ambito sportivo. Hanno ricevuto le congratulazioni da parte dei rappresentanti dell'amministrazione comunale, i campioni della squadra del Cuspo Basket di Alessandria, le campionesse Sara Ramini, Giorgia Gallo, Silvia Ghidella ed Erika Verri della squadra di Scherma e la campionessa giavellottista Vittoria Rappetti. Il Cuspo, nella stagione sportiva, ha registrato prestigiosi successi. Nel campo del basket ha vinto i play-off di Serie D ed è stato promosso in Serie C. La squadra di Scherma, categoria spada del Cuspo, ha vinto il quarto posto al campionato zonale C2 di Scherma, disciplina spada, promossa al campionato italiano C1 nazionale. Vittoria Rappetti ha vinto per il secondo anno consecutivo il titolo italiano allieve ai campionati italiani di atletica leggera a Caorle del 23-25 giugno. Per il Cuspo erano presenti la presidente Alice Cometti e il segretario generale Alessio Giacomini. Relativamente alla squadra di basket, il capitano Riccardo Riva ha ritirato la targa insieme al general manager Giovanni Mazzoglio e l'allenatore Alessandro Ponta. Per la squadra di scherma, categoria spada femminile, il ritiro della pergamena è avvenuto alla presenza di Alice Cometti, non solo presidente Cuspo ma anche maestro delle campionesse di spada. La campionessa giavellottista Vittoria Rappetti è stata infine accompagnata nell'atto di ritiro della pergamena dall'allenatore Edoardo Carovillano e dal presidente dell'Atletica Alessandria Francesco Romeo. Parliamo di pallavolo. È stato siglato l'accordo fra la città di Acqui Terme di Valenza sull'utilizzo del palazzetto della Città dell'Oro da parte della neopromossa in A3 Bollente Negrini, che non potrà usufruire dell'impianto del Monbarone che non soddisfa i requisiti richiesti per la massima serie. Nella sala consigliare del Comune di Valenza erano presenti i sindaci Maurizio Odone e Danilo Rappetti, oltre all'assessore allo sport del Comune di Acqui Terme, Rossana Benazzo. Nelle prossime edizioni un più ampio servizio sull'argomento. Ci trasformiamo a Casale. Il calcio a Casale volta pagina dopo la recente presa di posizione dell'amministrazione comunale contro la vecchia proprietà. Sarà un Casale dei casalesi completamente diverso dai sodalizi passati, ha spiegato il sindaco Federico Riboldi. Una nuova società, un'accademia per il settore giovanile, una scuola calcio. Il tutto ripartendo dal campionato di promozione con un'unione tra Junior Calcio, Ponte Stuva, Steio Parti, Turicola Terugia. Presidente onorario Umberto Bonzano. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con ampi spazi soleggiati sulle regioni settentrionali, solo un po' di variabilità sui rilievi alpini centro-orientali, con qualche possibile goccia di pioggia. Temperature in aumento nei valori massimi con punte che si aggireranno intorno ai 33 gradi. Vediamo ora nel dettaglio il Piemonte, ampi spazi di cielo sereno nel corso della giornata di sabato, con un po' di variabilità, specie tra pomeriggio e sera, sui rilievi alpini. Temperature massime che si manterranno pressoché stazionarie o il lieve aumento di qualche grado con valori che saranno compresi tra i 28 e i 32 gradi. Nel corso della giornata di domenica sole protagonista con qualche velatura in transito senza conseguenze e temperature che saranno in aumento. Ci attende infatti una domenica rovente, punte massime che potranno anche sfiorare i 37 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono come sempre sull'app di Trebi Meteo.